Mercoledì 12 luglio 2017 nel seminario vescovile di San Miniato, che vedete alle mie spalle, fra pochi minuti nell'auditorium avrà luogo la presentazione, l'ennesima presentazione del libro Lorenzo Milani, Gli anni del privilegio. Le edizioni sono Jacabook, Il grande vetro, un libro che da 10 anni sta girando un po' in tutta Italia, ma che ha avuto ora un'improvvisa riaccensione di interesse grazie alla ricorrenza dei 50 anni della scomparsa di Don Milani e della visita soprattutto di Papa Francesco a Barbiana. Ne ha accolto l'occasione Filippo Lotti, noto giornalista, noto soprattutto ai nostri telespettatori ma anche in ambito culturale, Filippo Lotti, che è anche socio del Dramma Sacro. Il Dramma Sacro di San Miniato quest'anno compie 71 anni, la stagione è ovviamente in corso, e ha organizzato questo evento alla presenza del sindaco Vittorio Gabbanini e del presidente del Dramma Sacro, della fondazione dell'Istituto del Dramma Sacro, Marzio Gabbanini, ma soprattutto alla presenza del sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini, del presidente Marzio Gabbanini della fondazione dell'Istituto del Dramma Popolare di San Miniato e soprattutto di Sua Eccellenza Migliavacca, vescovo di San Miniato. Sì, dopo aver fatto una presentazione negli anni scorsi a Castiglioncello, un'altra con l'ex vescovo di San Miniato, ora vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, quando ho saputo che il tema di quest'anno del dramma popolare, della 71esima festa del teatro, era Lorenzo Milani, ho detto dovevamo per forza presentare il tuo libro, Fabrizio, perché è così tanto in questi anni ha suscitato scalpore, interesse per questi primi 20 anni di Lorenzo Milani, ho detto lo voglio portare a casa mia a San Miniato. Come socio del Dramma Sacro, Filippo Lotti ha avuto anche il merito di segnalare all'Accademia Internazionale Medicea il Dramma Sacro, il 71esimo compleanno dell'attività iniziata nel 47, agli accademici affinché venisse conferita la medaglia laurenziana nel Salone 500 di Palazzo Vecchio a questa benemerita istituzione sanminiatese. Il fatto è avvenuto qualche settimana fa, è stato il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani a consegnare a Marzio Gabbanini la prestigiosa medaglia. Appunto, un prestigioso riconoscimento, ancora di più se consegnato dalle mani di un concittadino come il sanminiatese Eugenio Giani. Quindi dopo il gonfalone d'argento dello scorso anno, quest'anno il dramma popolare ha avuto questo riconoscimento, quindi vuol dire che... Meritatissimo, perché 71 anni ininterrotti di attività teatrale sono un bel record. Assolutamente sì, devo dire, se mi permetti, che merito degli ultimi anni, tanto grazie anche a Marzio Gabbanini, il presidente, che ha dato uno slancio importante, vitale a questa istituzione. Con noi, come sempre, c'è anche l'attore di prosa Alessandro Calonaci, che arricchirà la presentazione e gli interventi critici di Monsignor Migliavacca e di Vittorio Gabbanini e di Marzio Gabbanini con una sua performance. Il mio Franco è di nuovo disoccupato. Mi ha chiesto di accompagnarlo su e giù per le scale degli industriali per cercare un altro lavoro. Ma le raccomandazioni sono una cosa giusta o ingiusta? Che lo so io, ma che dovevo dirgli di no al mio Franco disoccupato? Un fratello portiere mi ha aiutato a acchiappare l'inarrivabile fratello industriale nel suo ufficio. Come s'aprono facilmente ai preti oggi le porte degli uffici. Che è bello questo. Che lo so io. Ma che dovevo dir di no quando il mio Franco è disoccupato? Il fratello industriale è stato gentile, come ha detto alla sorella dattilografa, di fare la schedina al mio figliolo Franco. Io devo essere grato al fratello industriale. Ma poi... Poi è successa una cosa triste. Mentre mi rialzavo per andare via, avevo aggiunto: le farò fare una lettera anche dall'officina dove Franco ha lavorato finora per dirle quel che sa fare. Il fratello industriale mi ha steso la mano con un sorriso d'intesa e mi ha detto: ma non importa, reverendo, se me lo raccomanda lei, non sarà certo un comunista.
Presente alla presentazione del libro, scusate il gioco di parole, anche quest'oggi l'attore di prosa Alessandro Calonaci, che affianca le presentazioni del libro dalla prima uscita, cioè da 10 anni fa. Lo ha seguito amorevolmente, con passione, a Montecitorio a Roma, nel Duomo di Massa, davanti al Vescovo di Fiesole, di Volterra, il Vescovo di Prato, all'epoca Monsignor Simoni, e stasera un altro importante Vescovo della nostra regione ha presenziato alla presentazione del libro e ha assistito alla performance di Alessandro. Alessandro si è talmente appassionato a questo libro che ne ha tratto un lavoro teatrale che anche poche sere fa è stato rappresentato. Noi eravamo presenti, lo abbiamo proposto in un servizio televisivo, andato in onda e anche in replica su grande richiesta dei telespettatori poche settimane fa. Sì, è vero. Cosa ti ha intrigato di questa storia dei primi 20 anni di vita di Don Milani? Proprio la storia. La storia. Per me questo libro è stato un'epifania. Ci sono le epifanie artistiche, letterarie nella vita, che sono alcuni libri di Dostoevskij, La Divina Commedia di Dante. Questa è stata un'altra epifania. Più addirittura della figura di Don Milani, la ricerca che l'autore ha fatto sui primi 20 anni di Lorenzo Milani e le motivazioni per cui poi l'hanno portato a fare quella scelta così originale di apostolato, è la cosa che mi ha interessato e l'ho seguita da subito, mi ha appassionato da subito, è stata un'epifania letteraria. Questa conferenza spettacolo ha portato me e Fabrizio a giro per mezza Italia, no, per tutta Italia, per 4 anni della nostra vita, facevamo una sera sì e una sera sì in ogni dove, che ci ha dato tante soddisfazioni, è diventato uno spettacolo teatrale che ho fatto in anteprima al Festival del Teatro Popolare a Sesto Fiorentino e che senza che io lo proponessi, senza che i miei venditori andassero, me lo hanno già subito richiesto. Presente anche il sindaco di San Miniato, Vittorio Gabbanini. Sì, questa è davvero una grande occasione, insomma, a 50 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani, e aver pensato a fare una pubblicazione e presentarla oggi proprio alla vigilia, all'anteprima del dramma popolare che parlerà proprio di Don Lorenzo Milani, credo che sia davvero un valore aggiunto. Un valore aggiunto per questa città che di storia, di arte, di cultura tutti i giorni va avanti, e quindi un ringraziamento. Non è consueto, però te lo devo fare personalmente, perché te che hai pensato di scrivere questo libro, di metterlo insieme dopo la presenza del Papa che è venuto a Barbiana, insomma, davvero c'è una lungimiranza che è dell'incredibile. E poi è un tema attuale, che ci riguarda tutti e che bisognerebbe imparare davvero parecchio, visto i tempi di oggi, da quello che Don Lorenzo Milani raccontava e insegnava a quei ragazzi. Bisogna ripartire da qui, e questo libro serve perché noi bisogna far tesoro di quello che c'è scritto lì sopra e di quello che dobbiamo guardare verso il futuro. Ha raggiunto in questo momento l'auditorium il dottor Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Istituto del Dramma Popolare, che quest'anno compie i 71 anni. Credo sia un esempio mirabile di longevità teatrale, forse da Guinness dei primati, almeno per il nostro paese. Sì, noi siamo contenti perché sono 71 anni che mettiamo in scena il nostro festival, che tutti gli anni si presenta con un inedito. Sono certo che è il teatro più, sicuramente se non il più vecchio, uno dei più vecchi d'Italia, ed è sicuramente il più antico che ha queste caratteristiche. Cioè, il nostro è un teatro dello spirito, detto anche teatro del cielo, che si presenta, come dicevo prima, con un inedito, e sono sempre inediti che devono fare. Non è un teatro confessionale, intendiamoci bene, ma è un teatro che deve far riflettere, deve muovere e possibilmente dare risposte a quelle che sono le inquietudini dell'uomo moderno. L'anno scorso abbiamo fatto 70 anni, quest'anno 71, e ci presentiamo con un festival di spettacoli importanti di alto livello. Ci tengo a dire anche che il nostro è dramma popolare, ma popolare non vuol dire di bassa qualità. Noi popolare vuol dire cercare di raggiungere un numero sempre più vasto di spettatori, con il nostro messaggio, che è quello che dicevo appunto prima, spettacoli veramente alti.
Quest'anno ci si propone un testo importante perché sono 50 anni dalla morte di Don Milani, dunque un testo che riguarda appunto questo grande sacerdote. Chi segue in maniera continuativa la nostra rubrica avrà ricordato che qualche settimana fa abbiamo trasmesso due intere puntate dedicate al premio Lorenzo il Magnifico che si è tenuto nel Salone 500 di Palazzo Vecchio. Quest'anno fra le onorificenze consegnate anche la medaglia laurenziana all'Istituto del Dramma Popolare ed è stato il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, San Miniatese Doc, a voler consegnare direttamente nelle mani del Presidente Gabbanini questa prestigiosa onorificenza. Sì, noi siamo onorati e veramente contenti di questa medaglia laurenziana, per noi è il riconoscimento della nostra attività. Io sono stato doppiamente contento, sia per il premio ricevuto, non tanto a livello, cioè come premio personale, ma come premio di tutto quello che il dramma ha fatto in questi 5 anni, ma anche perché Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale, che è un saminatese, ha voluto, nonostante tutti gli impegni, essere lui a consegnarci questo premio, per cui io sono veramente, veramente onorato. Faccio anche notare che in questi ultimi 2 anni, sicuramente per merito di quello che abbiamo fatto, e questo lo dico serenamente, abbiamo ricevuto l'anno prima anche il gonfalone d'argento proprio dalla Regione Toscana, come a sottolineare che il dramma popolare sta perlomeno impegnandosi e forse e sicuramente ottiene anche buoni successi. Con l'arrivo di Sua Eccellenza Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato, la presentazione del libro sta veramente per iniziare. La Chiesa su Don Milani ha fatto un'ampia riflessione, ci sono venuti anni, era una cosa che stava già maturando, ma Papa Francesco ha dato la scossa finale a questo recupero importante per la Chiesa, di questa figura determinante anche nella svolta degli ultimi 50 anni di storia della Chiesa. È una attenzione e un recupero che, accompagnati in modo particolare dal Papa Francesco, la Chiesa sta facendo sulla figura di Don Milani, che fa certamente piacere e è occasione bella per scoprire le ricchezze di questa figura di prete, la sua profezia, la sua attenzione educativa, soprattutto la sua fede e il legame con Cristo e con la Chiesa. E credo che il riconoscere e raccogliere l'eredità di Don Milani oggi da parte della Chiesa sia il frutto di un lavoro stesso di Don Milani, cioè un legame che lui ha sempre mantenuto, un rapporto certo non facile con la Chiesa e con chi doveva accompagnare la guida, la vita della Chiesa di allora, ma Don Milani ha sempre sentito un legame autentico che nasceva dalla fede con la comunità cristiana e con la sua Chiesa. Ecco, questo legame che lui ha sempre vissuto e custodito oggi trova compimento. La Chiesa è sopravvissuta per 2000 anni proprio in virtù dell'autocritica. Spesso la storia poi ha sconfessato dei periodi storici, ma la Chiesa ha avuto la forza di riscrivere la sua storia. In questo caso, anche se è una storia recente, c'è stata una riscrittura importante. Ma penso che questo sia profondamente evangelico e con le parole del Vangelo lo chiamiamo conversione, così come ogni credente è, poiché siamo peccatori, è chiamato a vivere un cammino di conversione che è un cammino di accoglienza della misericordia di Dio, anche riconoscendo i propri errori, così anche la Chiesa. La Chiesa è, si dice, sempre reformanda, cioè è in un cammino che pure è segnato dalla conversione, quindi dalla misericordia di Dio, dal riconoscere come tratti umani a volte rendono faticoso il cammino della Chiesa, ma la bellezza, la gioia del Signore e l'amore del Signore per la sua Chiesa sono sempre capaci di riaprire la strada, e una strada di fedeltà ritrovata al Vangelo e alla chiamata.